Ci vuole freddezza adesso. È arrivato il momento dei calci di rigore. 5 tiratori da una parte, 5 dall'altra. Porterà a casa la vittoria chi avrà più testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. E ha sbagliato il primo rigore, errore pesante. Krunic sta per calciare dal dischetto. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E adesso è il turno del secondo rigorista. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. Ha corso un gran rischio tirando centralmente, gli è andata bene. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Rigore perfetto, impossibile da prendere. Il portiere aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a parare. La Fiorentina è sotto di uno al momento. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. L'ultimo dei 5 rigoristi si prepara a calciare. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Il Milan deve segnare a tutti i costi. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Basterà il settimo rigore a decretare un vincitore? Staremo a vedere. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Il portiere ha appena regalato la vittoria ai suoi. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari. E questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore. Non c'è ancora un vincitore. E allora è arrivato il momento dei calci di rigore. Un momento giudicato da molti crudele, sicuramente decisivo. Cristiano Ronaldo si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. La Padula calcerà dagli 11 metri. Uno a uno, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Morata si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Si prepara a battere il secondo rigore. Splendida parata. Il portiere
portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Allungano, due gol di vantaggio. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Segnando questo rigore possono portare a due il loro vantaggio. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. E i gol di differenza ora sono due. E se questo pallone non entra, la partita è finita. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Il Benevento deve segnare a tutti i costi. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora chi sbaglia ha perso. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. E con questo tiro ha deciso la partita. Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto i nervi saldi fino alla fine. E poi è arrivato il trionfo. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa deciderà tutto dunque ai calci di rigore. È una grande opportunità, naturalmente, è una sfida emozionante. Ci sono anche tanti rischi. Borja Mayoral è il primo della lista. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Stupenda parata del portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Politano sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Ha spiazzato il portiere, no problem. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Zielinski sarà il quarto rigorista della sua squadra. Tre gol per parte. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Il Napoli deve segnare a tutti i costi. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Il portiere ha appena regalato la vittoria ai suoi.
Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto i nervi saldi fino alla fine. E poi è arrivato il trionfo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Sono stati bravi.